diciamo che l'attacco preventivo da parte del pubblico, per esempio su Nessun Rimpianto, è utile, cioè quindi il fatto che facciano un ritornello prima di me è utile perché mi permette di così centrarmi sulla canzone e nello stesso tempo di godermi lo spettacolo, no? Perché poi quando canti non è che, cioè, devi stare più concentrato su quello che fai e meno su quello che vedi. E per me è un momento molto prezioso perché mi permette di godermi molto di più la presenza del pubblico, ecco. Beh, a me la presenza degli smartphone piace molto perché comunque il LED è molto figo da vedere, specialmente quando lo accendono tutti insieme. E poi il problema più che altro è di chi è lì, perché io a volte ho visto dei ragazzi, non so che batterie abbiano, perché mi piacerebbe capire, perché a me non durerebbe quasi tutto un concerto, no? La batteria dello smartphone, però insomma se lo riesci a bilanciare, cioè se lo usi ma riesci anche a goderti lo spettacolo, perché no? Anzi, è figo. Diciamo che per il Circo Max del 2 settembre, appunto al Circo Massimo di Roma, Circo Max, Circo Massimo, ci saranno degli ospiti che sono già stati più o meno annunciati, ma invito tutti quelli interessati a seguire i miei canali social perché sarà una sorta di piccola caccia al tesoro. Un po' li abbiamo già annunciati prima, ma li riannunceremo svelandoli un po' alla volta, cioè come quando il vero giocatore di carte che apre il mazzo e fa vedere le carte una alla volta. Quindi stay tuned. Tappetini nuovi in Garber Magic. Deodorante appena preso che fa molto ci. Diciamo che la chat degli internati è effettivamente una chat di tifosi più o meno illustri, più o meno famosi, che si divertono prevalentemente a sparare cavolate da bar dopo le partite, prima delle partite, durante le partite, ma non è una, diciamo, non è né una loggia segreta che, insomma, che ha dei contatti diretti con la dirigenza, anzi è proprio un gruppo di persone accomunate dalla passione che cercano di dire anche cose a volte politicamente scorrette, cioè quello che succede nella chat rimane nella chat, ecco, diciamo così. Diciamo che la serie TV, appunto, Hanno ucciso l'uomo ragno, è molto diversa da qualsiasi cosa io abbia fatto in precedenza. Prima perché è tratta dalla storia raccontata nei miei due libri, ma poi comunque c'è una grossa libertà, no? C'è una grossa libertà narrativa, perché chiaramente poi una serie deve avere colpi di scena di un certo tipo, cioè ci deve essere una narrazione seguendo delle regole, dei protocolli ben precisi. Quindi sarà molto divertente, ispirata a noi, ma non necessariamente e pedissequamente uguale alla nostra vicenda biografica. Jolly Blue era fondamentalmente un lungo videoclippone che insomma tante canzoni unite insieme da un filone narrativo. Qui invece è proprio una serie, cioè si racconta una storia dall'inizio alla fine.